Sempre il terrorismo mediatico e questa visione, diciamo, medicalizzata che vede il corpo fragile, sempre da tutelare, che vede il sistema immunitario come non competente, quindi questo obbligo di mascherina sempre e comunque a tutte le età, anche età dove il Covid, insomma, appunto non è un rischio e quindi mi pare dalla prima elementare obbligatoria la mascherina, se non erro, certamente lo è alle medie perché mio figlio per le medie, insomma, la usa ancora purtroppo. Allora, cioè, qual è la questione lì? Allora, tu con individui in una età in cui si ha molta forza immunitaria, e peraltro questa forza immunitaria va allenata, per cui puoi anche farla usare per mesi interi a questi ragazzini in età di sviluppo, la mascherina e rappresenta un danno sul lungo periodo del loro sistema immunitario, della loro competenza immunitaria. E poi c'è la questione psicologica: tu con la mascherina non vedi, vedi solo gli occhi, devi, non vedi, cioè il labiale non c'è, manca un pezzo del linguaggio corporeo, cioè il distretto facciale ha una sua complessità, per cui gli occhi parlano, ma parla anche una bocca, parla anche un naso che si arriccia, le cui narici si allargano, se uno, per esempio, se la persona, per esempio, è arrabbiata. Questo pezzo del linguaggio corporeo, del distretto facciale, è stato eliminato. Allora, eliminarlo per un bambino piccolo, all'elementari, e anche un preadolescente, può creare dei problemi. Io non credo che sia, diciamo, questa questione del linguaggio corporeo, non credo che sia così catastrofica, per una serie di ragioni sarebbe troppo lungo spiegarle, però cioè io sono più preoccupata dell'impatto sul sistema immunitario, cioè e poi dell'impatto sul fantasma dei germi. C'è cioè un bambino che per 2 anni è convinto che senza mascherina corre un rischio, se gliela togli probabilmente lo corre un rischio, perché la mente condiziona la risposta immunitaria, no? E poi si percepisce come fragile, cioè il bambino viene educato nella convinzione che non sarà forte abbastanza per affrontare il Covid o qualsiasi altra malattia influenzale, infettiva. Questa cioè, è una marcatura di un periodo importante della propria vita. E quando si dice la madre fobica fa dei danni, anche lo stato fobico fa dei danni.